Quella di Giulio Tremonti è stata una faticosa toccata e fuga. Il ministro dell'economia, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di Reggio Centrale dopo un viaggio estenuante, compiuto peraltro con qualche linea di febbre, è ripartito già questa mattina. Dopo aver constatato di persona come si viaggia per raggiungere la punta dello Stivale in treno, l'esponente del governo, per recarsi in Puglia, ha scelto di affrontare l'autostrada Salerno-Reggio. Poco dopo le 8 di stamani, infatti, il pulmino da 15 posti, con a bordo Tremonti e i suoi due compagni di viaggio, i segretari generali di CISL, UIL, Bonanni e Angeletti, ha imboccato la 3 in direzione nord. Nessun giudizio è stato ancora espresso dal titolare del dicastero chiave del gabinetto Berlusconi dopo la prova del gommato sull'unica autostrada che colleghi il resto del paese con Basilicata, Calabria e Sicilia. La presenza di Tremonti ieri sull'Intercity Siracusa non è naturalmente passata inosservata. Un viaggio da passeggero normale in seconda classe con un frugale pranzo al sacco e due bottigliette d'acqua. Ha scambiato poche battute con i vicini di scompartimento, mantenendo sempre un basso profilo e un contegno British, e non ha risparmiato qualche critica all'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, quando il manager ha telefonato chiedendo di sapere se l'esponente di governo fosse soddisfatto del servizio. Beh, insomma, c'era il sapone liquido e non c'era l'acqua. E passi che non c'era l'acqua, ma c'era il sapone liquido. Comunque no, scherzi a parte, i treni ci sono e devono, speriamo, migliorare le linee. Il giudizio formulato da Tremonti è stato realistico. Ha ammesso ai cronisti che si sarebbe aspettato condizioni delle carrozze anche peggiori, però... La cosa vera è che da Milano a Roma ci metti 3 ore, da Roma a Reggio ce ne metti molte di più, e questo non è giusto. Anche gli osservatori politici meno attenti non hanno potuto fare a meno di notare come i segretari generali di 2 dei sindacati italiani più rappresentativi abbiano, con la loro presenza e partecipazione personale, avvalorato la bontà dell'iniziativa di Tremonti, ferme restando le reciproche distinte posizioni. Il principale problema del Mezzogiorno, quindi dal punto di vista economico, è il fatto che possiede la metà delle infrastrutture del Nord. E anche ricordarci che forse la causa di tutto ciò non è estranea alla classe dirigente del Mezzogiorno. Il nostro è, a quel che ci riguarda, è una cosa simbolica, che è da una parte la possibilità di dire alla gente che bisogna sperare impegnandosi, ma anche una denuncia. Tremonti dunque al sud, tra la gente, coi sindacati. Indizi sufficienti, secondo i più lungimiranti, a suffragare la tesi della sua prossima successione a un Silvio Berlusconi sempre più accerchiato nella carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il sottosegretario della Regione alla Protezione Civile Franco Torchi ha ricevuto una delegazione di cittadini di Gioia Tauro in rappresentanza delle 119 famiglie e delle 41 aziende commerciali colpite dall'esondazione del fiume Budello lo scorso 2 novembre. Torchi, assieme alla dirigente di settore Salvatore Mazzeo e al capo struttura Nicola Giancotti, ha ascoltato le richieste di chi ha subito danni alle proprie abitazioni ed attività e le richieste della delegazione, alla quale ha assicurato la massima disponibilità da parte di tutta la Giunta regionale ed in particolare del Presidente Scopelliti, ed ha garantito il proprio intervento per accelerare le iniziative poste in essere in favore della cittadina di Gioia. Provvederò, ha detto Torchia, a riunire un tavolo tecnico tra gli enti interessati ed in particolare con l'amministrazione provinciale di Reggio, la quale dovrebbe immediatamente provvedere ad indire la gara per appaltare i lavori relativi al torrente Budello, per i quali la Regione tempo fa aveva già trasferito oltre 1 milione di euro. Per Gioia Tauro ci sono inoltre 4 milioni e mezzo di euro previsti nell'accordo di programma quadro firmato con il Ministero dell'Ambiente sul dissesto idrogeologico. Appena le risorse saranno disponibili, la Regione provvederà al loro trasferimento all'ente attuatore, ha detto Torchia, che in questo caso è l'amministrazione provinciale. L'assessore regionale al lavoro Francesco Antonio Stillitani ha illustrato nel corso di una conferenza stampa il protocollo d'intesa sottoscritto con la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate sul punto informativo mobile fiscale e sociale a favore di soggetti svantaggiati. Il protocollo, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, è stato firmato dal dirigente generale del Dipartimento Lavoro Bruno Calvetta e dal direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Antonino Di Gironamo. Sulla disabilità e sulle politiche sociali, ha affermato la
assessore Stilitani, ritengo che la Regione debba prestare maggiore attenzione rispetto al passato, anche se nel welfare le risorse che abbiamo sono davvero limitate, molto inferiori alla media nazionale, un quinto rispetto alle altre regioni. Perciò è necessario non sperperare le risorse disponibili, investirle in modo oculato con azioni mirate, con progetti come questo che stiamo presentando oggi, che si inserisce in un programma più ampio che la Regione sta portando avanti in materia di welfare e in particolare nel campo del disagio sociale. Attualmente, ha proseguito l'assessore al lavoro, sono stati distribuiti ai comuni 15 milioni di euro per affrontare il problema della disabilità, mentre abbiamo a disposizione 80 milioni di euro di finanziamenti statali per mettere a punto una mappatura della disabilità in Calabria. Inoltre, di concerto con le associazioni di volontariato, abbiamo predisposto una legge di regolamentazione del settore che dovrebbe essere approvata dal Consiglio regionale nei prossimi mesi.